tutti gli anni iniziamo a trapiantare sempre col cappotto, quindi voglio dire, si fanno programmi a tavolino nel mese di gennaio, però poi si arriva alla prima settimana di aprile e la situazione climatica vedo che ogni anno sta sempre peggiorando. Purtroppo le piantine sono arrivate, a terra non le possiamo tenere, c'è una programmazione e ci avventuriamo. L'altra notte abbiamo avuto un gelo, quindi parte del trapianto è stato pure compromesso perché siamo arrivati a meno 2, meno 3. Era inaspettato, insomma. Luigi Turco, imprenditore agricolo dell'Alto Tavoliere, è stato costretto a ripiantare i pomodori a causa delle gelate dei giorni scorsi, con la speranza che il tempo migliori. Ma a preoccupare i produttori di pomodoro di Capitanata è anche il forte incremento di superfici agricole destinate all'oro rosso. La vedo dura quest'anno perché noi siamo un popolo che ci lamentiamo sempre perché ci manca l'acqua e ci lamentiamo, però quando ce n'è abbondanza aumentano i problemi, perché vedo che c'è molto pomodoro in giro, c'è addirittura gente che ha distrutto il grano per trapiantare il pomodoro, e quindi voglio dire, ogni volta che si va in eccesso aumentano i problemi, perché più prodotto c'è e più si abbasserà il prezzo, è automatica la cosa. E nelle aziende, a causa delle chiusure di ristoranti e pizzerie, il prodotto invenduto è davvero tanto. Dalla ristorazione ferma, la pizzeria pure, quindi i problemi ci sono. Si lavoricchia un po' con l'e-commerce, facciamo qualche spedizione, ma non riesce neanche a coprire le spese per i dipendenti che abbiamo. La perdita c'è ed è evidente, un danno se riusciamo a recuperare, perché viviamo la speranza della riapertura. Se c'è una riapertura, insomma, il danno si potrebbe ancora limitare, ma se non si riapre il danno è al 70-80% di quello che noi abbiamo messo in magazzino, insomma, ed è dura.